Lo 0-0 con la Vibonese muove, seppur di poco, la classifica di un Teramo che tra Catania e Catanzaro avrà altri 180 minuti per tornare a quella vittoria che manca ormai dallo scorso novembre contro il Bisceglie. 24 punti e una partita, quella con i rosso-azzurri, per chiudere il girone di andata almeno a 27, prima di cominciare con i calabresi quello di ritorno. Contro la squadra di Lucarelli, Tedino dovrà fare ancora a meno di Cianci, Magnaghi e Cristini, che hanno già saltato la sfida del Luigi Razza di domenica e che non sembrano essere in grado di recuperare in tempo per la sfida del Bonolis. Dunque lo schieramento non dovrebbe essere molto diverso da quello di 48 ore fa. In attesa che Soprano sia al massimo della condizione, Piacentini e Iotti sembrano comunque dare ampie garanzie dietro, mentre la linea mediana dovrà fare a meno di Ilari, che sarà squalificato dopo il giallo rimediato contro la Vibonese. Salgono dunque in maniera vertiginosa le quotazioni di Santoro, con Costa Ferreira e Arrigoni a centrocampo, e la possibilità per Mungo di tornare dal primo minuto con Bombaggi e Martignago a completare una prima linea che deve trovare quelle risorse offensive che occorrono, perché occorre anche invertire la rotta e il solito e consolidato trend che vuole il diavolo, nel limbo di una classifica corta dal sesto posto in avanti, ma con la possibilità ulteriore di vedere qualche diretta concorrente allungare, visto che domani sono in programma Paganese Catania e Vibonese Catanzaro. Contro gli Etnei, peraltro, il Teramo ha la possibilità, prima del giro di boa, di battere per la prima volta quest'anno una squadra che la precede in classifica, fatta salva la Casertana, che solo domenica ha scavalcato il diavolo per la prima volta. In 18 partite, 6 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte e una divisione quasi al 50% anche delle reti, 20 quelle realizzate e 22 quelle subite. Il primo è un dato sconfortante, soprattutto considerando che quella biancorossa doveva essere formazione votata ad un gioco propositivo. Meno del Teramo hanno segnato il Rende, Fanalino di Coda 11, la Sicula Leonzio penultima 18, il Bisceglie Lacavese 14 e il Picerno 19. Quasi più giustificabile è il dato relativo alle reti incassate, visti anche i problemi fisici avuti da Soprano, che ha saltato tutta la seconda parte del 2019 e che ha messo l'allenatore nelle condizioni di non avere quasi mai tutti a disposizione. Come al solito è stato il centrocampo a togliere spesso e volentieri le castagne dal fuoco, indicazioni queste sulle quali provare a ragionare ed intervenire a gennaio. Acquistare sarà più semplice che provare a vendere, prima però le ultime due partite per capire quali saranno le prospettive dopo la pausa natalizia.